Io non faccio né ciao né niente, né. A me lo chiedi! Taglia! Questo si taglia. Bene, abbiamo deciso di fare questo piccolo momento per spiegare, come tanti oratori della nostra diocesi, perché ci siamo messi in cammino. La scelta di campo è stata semplicissima, un po' per quanto riguarda le restrizioni, un po' per quanto riguarda le scelte educative. Abbiamo deciso quest'anno nel nostro oratorio di puntare sulla fascia delle medie e delle superiori. Questo ha permesso di fare momenti aggregativi per queste fasce di età che riteniamo siano quelle che hanno sempre un maggior bisogno, sia di stare insieme, sia di poter esprimere con forza tutto quello che potenzialmente già contengono. Allora la scelta di un oratorio dentro la città, di una storia guidata dagli educatori, da chi è qui, una storia legata alla potenzialità dei ragazzi, ci ha permesso di dire, bene, questi sono i punti di riferimento. Non vogliamo togliere nulla alle elementari, che hanno altrettanto bisogno, però pensavamo che educativamente non potevamo non cogliere questa occasione. Dopo aver operato questa scelta per le medie, ci siamo anche chiesti però che ne sarà di tutti gli animatori che normalmente durante le nostre estati svolgevano servizio nei nostri centri, nel nostro oratorio. Allora ci siamo detti, perché non proporre ai ragazzi, agli animatori giovani, delle superiori, minorenni, un'attività nuova, un'attività diversa per coinvolgerli. E ci è venuta in mente questa possibilità di creare una televisione dei ragazzi, di cui Stefano ci parlerà diffusamente. E questa attività noi la svolgiamo dalle 9 alle 12 di ogni mattina, dal lunedì al venerdì, con contenuti molto belli, molto simpatici, che sono già da 3 settimane sul nostro canale parrocchiale, mentre nel pomeriggio, dalle 14 alle 18, ci concentriamo sull'attività, come diceva Don Dario, per le medie, dove c'è veramente la possibilità di vivere insieme, pur rispettando certamente le norme che ci sono state date dal governo della diocesi, ma per stare insieme. Questo è importante, vivere insieme un momento di condivisione, di amicizia e di divertimento. Per quanto riguarda questo progetto della TV dei ragazzi, abbiamo deciso di utilizzare uno strumento moderno, attuale, che parli il linguaggio dei ragazzi, quindi il video, e i contenuti vengono creati dai ragazzi stessi, quindi parla proprio un linguaggio dei ragazzi. È stato un modo per far sì che i ragazzi dei superiori, che normalmente fanno animazione durante l'estate, possano lo stesso fare animazione in un modo un po' diverso. I risultati sono bellissimi, innanzitutto per il clima che si è creato, per tutte le idee che sono venute fuori e per i talenti che si riescono a esprimere. E poi anche il ritorno che abbiamo da parte dei bambini e delle famiglie che ci seguono quotidianamente. Per quanto riguarda invece al pomeriggio, comunque gli animati, i bambini delle medie, all'inizio abbiamo avuto molte difficoltà perché c'erano appunto le restrizioni, dovevamo includere nel tempo, ad esempio, dovevamo scegliere le attività da fare, però con il tempo ci siamo abituati e comunque adesso abbiamo trovato le attività giuste da fare, rispettando tutte le regole, togliendo comunque molte attività che ai bambini piacevano, però siamo riusciti comunque a scegliere quelle attività che comunque si potevano fare, che piacevano ai bambini, che comunque rispettavano tutte le regole che c'erano da rispettare. E con questo auguriamo il buon lavoro a tutti gli altri oratori della nostra diocesi, delle nostre città, perché sia davvero un tempo proficuo e ne cogliamo tutte le occasioni. State bene, buon ciao. Lavoro. Ciao. Ciao. Io sono CPG. I love CPG.
tutti. Io sono tutti. Io amo CPG. Io amo CPG. CPG è casa.